La città di Teramo cambierà presto volto grazie alle importanti riqualificazioni urbane previste dal Masterplan. Tra queste, la realizzazione di una moderna autostazione che trasformerà radicalmente il piazzale San Francesco. Sarà la società regionale TUA, il soggetto attuatore del progetto, che costerà 562.000 euro. Con la firma di oggi della convenzione tra Comune di Teramo e TUA, tra 6 mesi, assicura il presidente Gianfranco Giuliante, l'autostazione teramana sarà pronta. Si avrà così capacità per la sosta di 14 autobus, ricarica auto e autobus elettrici e velostazione. Ma come cambierà ancora Piazzale San Francesco? Oggi come oggi sono diverse problematiche, come il piazzale che non è infrastrutturato, non ci sono banchine, pensiline, non c'è segnaletica, faremo tutto quanto questo, come all'interno verrà anche sistemata la sala d'aspetto, i bagni che oggi non sono decorosi per una città come questa nostra, e quindi avremo un'autostazione degna di una città capoluogo di provincia. Questo verrà fatto grazie a 562.000 euro che sono fondi Masterplan, i famosi fondi Masterplan che alcuni anni fa la Regione Abruzzo ha programmato e che adesso a ricaduta stanno appunto arrivando nei vari territori, tra cui il nostro comune, che diciamo, potrà utilizzare questo importante finanziamento. La riqualificazione urbana di Piazzale San Francesco rappresenta uno snodo importante per Teramo capoluogo e si colloca a metà tra gli altri due importanti interventi previsti dal Masterplan, il recupero dell'ex manicomio e la trasformazione dell'area della stazione. Finalmente siamo riusciti a completare questo percorso nel dialogo con la Regione Abruzzo e la TUA. Anche la Regione Abruzzo, l'attuale amministrazione regionale, ha dato continuità alla volontà di quella precedente con i fondi previsti nel Masterplan, e quindi meritoriamente ha proseguito questo percorso non sottraendo queste risorse, ma nel dialogo con il Comune, recuperandole, mettendole a disposizione di un territorio, riqualificando l'area dell'autostazione, che si inserisce pienamente in una riqualificazione complessiva del sistema dei trasporti della nostra città, perché contemporaneamente si sta lavorando per la riqualificazione dell'area della stazione, c'è una nuova progettazione per quanto riguarda la mobilità ciclopedonale, un piano urbano per la mobilità sostenibile in fase di predisposizione, e poi la riqualificazione dell'ex manicomio. Quindi, diciamo così, si innesta perfettamente nella riqualificazione della nostra, che stiamo mettendo in campo nella nostra città, ripristinando anche una situazione di sicurezza e di decoro pubblico e urbano in un'area centrale del territorio.